assiduamente quei trafficanti che noi troviamo sulle barche, significa colpire anche i trafficanti che ci sono dietro. E per me questo è un elemento molto importante, perché cambia completamente l'approccio del governo italiano rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi anni. Noi siamo abituati a un'Italia che si occupa soprattutto di andare a cercare i migranti attraverso tutto il Mediterraneo. Quello che vuole fare questo governo è andare a cercare gli scafisti lungo tutto il globo terracqueo. Bene, avete visto questo breve video della signora Meloni dove esprime i suoi concetti. Sono veramente ridicoli. Penso che vi siate fatte anche delle grasse risate. Questo mi ha indotto a proporvi questo video dove tratteremo del Trattato di Dublino e cercheremo di capire perché l'Italia è diventata la discarica del mondo intero. Voi sapete che la sinistra mondialista e globalista, compresa quella italiana, lavora da sempre per distruggere tutto ciò che sta a significare la parola nazione. E per far comprendere meglio l'universalità di questa parola, vi leggerò cosa scrisse 2000 anni fa l'Apostolo Giovanni, autore del quarto Vangelo, che scrive nella sua Apocalisse al capitolo 7, nel versetto 9, le seguenti parole. Dopo vidi ancora una grande folla di persone di ogni nazione, popolo, tribù e lingua, che nessuno riusciva a contare. Stavano di fronte al trono e all'agnello, vestiti di tuniche bianche e tenendo i rami di palma in mano. Questa è la Bibbia che sancisce l'esistenza dei popoli, non io. Io penso che Dio abbia tracciato dei confini tra le diverse razze presenti sulla terra. Ci sono i bianchi, i neri, i marroni, i gialli. Ad essi corrispondono naturalmente diversi tipi di popoli. Dio, secondo me, ha stabilito anche l'ambito in cui devono vivere, senza esserne consapevoli naturalmente. Essi vivono nell'ambiente adatto alla loro sopravvivenza, sotto la gestione di Dio. Naturalmente non è che si vive in una gabbia, si può anche venirne fuori, muoversi, spostarsi, senza però violentare gli altri popoli. Solo con la collaborazione ci può essere quella unione, diciamo, di intenti per poter vivere su questo piccolo pianeta chiamato Terra in armonia e pace. Comunque, se questo è un altro argomento, se qualcuno è interessato me lo fa sapere, che magari ci faremo un altro video. Quindi torniamo alla domanda iniziale: perché l'Italia è diventata la discarica del mondo? Bene, per capire chi sono i responsabili di questa situazione insostenibile, pensate che ieri, 23 aprile, a Lampedusa, ci sono stati 23 sbarchi autonomi in 24 ore. Ebbene, anche una cosa insostenibile e inaccettabile. Quindi per capire perché siamo in questa situazione bisogna analizzare questo benedetto o maledetto Trattato di Dublino. Quello che forse la maggioranza sa è che attualmente è in vigore il Dublino 3, firmato dal governo di Enrico Letta. Ministro degli Interni era Angelino Alfano, ministro degli Esteri era la signora Emma Bonino, che negli anni 70 praticava aborti nelle cantine, procurando gravi danni a quelle povere ragazze. Bene, questo trattato ribadisce che il principio di responsabilità permanente del paese di primo approdo dei migranti. Quindi il paese di primo approdo è responsabile dei migranti e lo definisce come una pietra miliare. Eh sì. Non contenti, naturalmente, si aggiunge il criterio della tutela dei minori e del ricongiungimento familiare per stabilire la competenza dei paesi a concedere il diritto d'asilo. Competenza ad accogliere persone con le carte in regola già identificate e vagliate dai paesi di primo approdo. Poi sapete che da qui non si muove nessuno. Ma il difficile è risalire alla responsabilità iniziale per questa pietra miliare che rende il paese di primo approdo la discarica dell'Europa e del mondo intero. Adesso, infatti, praticamente è solo l'Italia, da quando la Grecia può spedire gli irregolari in Turchia a ricevere queste persone. La Turchia sapete che è pagata miliardi di euro dalla UE, quindi anche da noi. Pensate anche che la Spagna non ha più problemi neanche
Ceuta e Melilla, le due enclavi spagnole situate nella costa nord del Marocco. Da dove una volta, penso che qualcuno di voi lo saprà, arrivavano, cercavano di transitare i poveri migranti, alias clandestini. Vabbè. Niente, vengono tutti qua, ormai sanno la strada, è comoda, e quindi vengono qui in Italia. Bene, il trattato di Dublino 3 abbiamo detto che è stato siglato nel 2013, perché quello precedente aveva una scadenza di 10 anni. Il Dublino 2 era stato infatti firmato nel 2003 dal governo Berlusconi, ministro degli interni era Giuseppe Pisano, ministro degli esteri Giuseppe Franco Fini, e si basava a sua volta sul precedente documento che si chiamava non trattato ma convenzione di Dublino. Su questo trattato di Dublino 2, firmato dal governo di centrodestra, era stato aggiunto l'obbligo di prendere impronte digitali. Bene, adesso sembra una ovvietà, ma allora c'erano forti, diciamo, polemiche da parte dei garantisti per i quali era una discriminazione prendere le impronte digitali solo agli extracomunitari, roba di male. E se però questa nuova operazione servì a creare per la prima volta una banca dati, ottenendo così l'emersione di identità e pratiche multiple. Quindi, sono proprio intelligenti e furbi, questi poveri migranti, le pensano tutte. Bene, voi pensate che sia finita? Bene, non è così, perché il principio che lega per sempre il migrante al paese di primo approdo non nasce neppure nel 2003, ma risale al 1 settembre del 1997, quando andò in vigore l'originaria convenzione di Dublino. Infatti, quell'anno in Italia era giunta un'ondata di migranti albanesi scatenata dallo scandalo finanziario delle piramidi, che per la prima volta non fu respinta dal governo dell'epoca. Il Romano Prodi, uno, ministro degli interni era Giorgio Napolitano, ministro degli esteri Alberto Dini, ma lasciata sostanzialmente sulle spalle della Caritas e delle parrocchie, prevalentemente pugliesi. Ebbene, inizia così il business per la Chiesa, il business migratorio. Ma non è finita, che la convenzione che andò in vigore nel 1997 era stata originariamente firmata nel lontano 1990, quando al potere era il governo di Giulio Andreotti, l'Andreotti sesto, ministro degli esteri Gianni De Michelis del PSI, ministro dell'interno Vincenzo Scotti della DC, della Democrazia Cristiana. All'epoca, cari amici, io c'ero e quindi ricordo che non c'erano barconi con centinaia di persone su che venivano qui lanciati quotidianamente verso le coste dell'Italia. Ma non esisteva neppure il concetto dell'entrata libera di un paese in un paese senza passare dall'ufficio passaporti e dal visto del paese ricevente, come è in tutti i paesi non occidentali, cosa per me è giusta e buona, naturalmente. Prima convenzione, quella appunto del Dublino del 1990, stabiliva una serie di criteri di assegnazione ai vari paesi dei richiedenti asilo in possesso di documenti, ribadisco, in possesso di documenti, e poi diceva cosa fare nei confronti degli irregolari. Leggiamo l'articolo 6 di questo primo trattato. Se il richiedente l'asilo ha varcato irregolarmente per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da uno Stato non membro della Comunità Europea, la frontiera di uno Stato membro, e se il suo ingresso attraverso detta frontiera può essere provato, l'esame della domanda di asilo è di competenza di quest'ultimo Stato membro. Quindi, in pratica, dove sono arrivati si vedeva la competenza, se doveva restare oppure mandarlo indietro. Ebbene, all'epoca era norma di semplice buonsenso, perché le frontiere c'erano anche all'interno dell'Europa, figuriamoci se si poteva entrare tranquillamente dall'esterno. Tant'è vero che proprio il governo di Giulio Andreotti, Andreotti VI, l'anno dopo poté agire in modo del tutto legale grazie a questo primo trattato, al primo monumentale sbarco degli albanesi in Puglia. Era l'agosto del 1991 e il Viminale dispose un ponte aereo che in una sola notte riportò in Albania quasi 18.000 persone, arrivate in Puglia 6 giorni prima, con l'impiego di 3.000 uomini e l'intera 46ª aerobrigata in tandem con l'Italia. Questo
Quindi in tutti questi anni i vari Di Maio, Salvini, Meloni, eccetera, eccetera, vi hanno presi per il culo, per i condelli, cavalcando il dissenso degli italiani verso questa invasione incontrollata, voluta da altri per conseguire naturalmente quei consensi che li ha portati oggi ad essere a capo di un governo che dicono essere di centrodestra, boh, e che sta, come stiamo vedendo, completando il mandato ricevuto dai globalisti meticciatori seriali, e cioè distruggere la nazione Italia. Beh, io dico che se conosci il tuo nemico puoi prendere le contromisure, e i nostri nemici, oltre ad essere i globalisti, mondialisti, meticciatori di sinistra, PD, in Italia, sono anche, e sono i più pericolosi, co coloro che si definiscono amici, che riescono a carpire il consenso degli italiani, cavalcando questo dissenso, ripeto. Il proverbio dice che non fidarsi è male, ma fidarsi senza conoscere è peggio. Bene, i trattati sovranazionali, penso che qualcuno di voi lo sappia, una volta che vengono firmati, hanno valenza sulle nostre leggi e vanno rispettati. Quindi mettetevi il cuore in pace, perché l'Italia ce la stanno portando via, in maniera legale. E quanto, naturalmente. Cosa vi devo dire? Devo ricordare ancora le parole della Meloni, Faremo il blocco navale davanti alle coste africane, oppure andremo a cercare gli scafisti lungo tutto il globo terracqueo, roba de matte. L'unico modo per venirne fuori senza essere massacrati dalle forze del disordine asservite al potere globalista, guardate in Francia cosa sta succedendo, e bloccare l'Italia restando a casa, ma proprio tutti a casa. In questo modo, se la gente, se il popolo non lavora, voglio vedere cosa fanno, dove vanno. È il solo modo, secondo me, per mandarli a casa senza essere picchiati, massacrati, arrestati. Sembra che questi poliziotti, esercito, faccia parte di un'altra nazione, di un altro popolo, perché è incredibile. Sembra che loro abbiano dei vantaggi differenti dai nostri, che tutto quello che succede a noi, a loro non succede, invece non è così, non è così. Vabbè, che vi devo dire, ragazzi? Questo è, penso di aver finito. Saluto a tutti.